Vesco in Puglia e quindi oggi ha qualche minuto di ritardo. Si scusa, ma arriverà sicuramente. Oggi, dicevo, è un giorno importante per la mia scuola, perché avere tante persone di così alto spessore e soprattutto di così alta moralità è veramente una cosa straordinaria. Non a caso abbiamo scelto di fare questo convegno in questa sede, perché noi abbiamo la sede principale, che è in via Nestore Mazzei, dove c'è appunto la sede dell'Istituto Ettore Majorano, dove abbiamo un'aula più capiente, più accogliente, però in questo posto c'è più bisogno di legalità, quindi abbiamo scelto di farlo qua perché c'è più bisogno di legalità. Questa scuola, l'alberghiero, insieme all'Istituto Tecnico Agrario e la sua azienda di 18 ettari di terreno, ha bisogno di avere persone come voi nella nostra scuola, testimoni di legalità. Voi dedicate la vostra vita a testimoniare appunto l'applicazione della legge, la legalità a tutti i costi e in tutti i modi, nel migliore dei modi. Per cui far capire al territorio che questa scuola è un presidio di legalità, sono da 3 anni che mi batto per questo, è importante, perché in questa scuola, da questa scuola ha subito tanti soprusi, tutti puntualmente denunciati, soprusi che vanno dall'occupazione abusiva dei terreni, signori che hanno partita IVA e detengono il patrimonio dello Stato, persone che addirittura costruiscono senza griglie per far defluire le acque, dottor Tanzi, e poi fanno i fori per farle defluire nell'alberghiero. Persone che presentano progetti con i terreni della nostra scuola senza averne avuto la disponibilità mai. E poi tantissimi altri problemi che non è caso di affrontare, ma tutti puntualmente denunciati a tutte le autorità competenti. Se lei ricorda, dottor Facciolo, sono venuta anche da lei. So che ci sono tantissime indagini in corso e noi ci speriamo tanto, ma quello che conta per me oggi è avere la vostra presenza qua. Per noi è importantissima, perché noi, come per poter educare i giovani, per poter educare la legalità, noi facciamo un percorso che è trasversale per tutti i giorni dell'anno, non solo in queste occasioni. Bisogna dare testimonianze, bisogna dare esempi, perché far capire ai ragazzi che bisogna prima di tutto osservare le leggi, quindi prima il dovere, poi pretendere i diritti, ma soprattutto far capire la differenza tra ciò che è lecito e illecito non si può fare soltanto non declamando parole, ma attraverso l'esempio. E noi dobbiamo essere, perché tutti i pedagogisti sono d'accordo su questo, tutti sono convinti che le competenze sociali, quelle competenze magiche che aprono il mondo ormai del lavoro e di tutta la nostra vita, sono competenze che si possono apprendere, quindi è nostro dovere insegnarle. Le competenze sociali, la capacità di interagire e di vedere negli altri sempre un nostro pari, la capacità di poter essere consapevoli e responsabili per essere cittadini di domani, queste cose si insegnano ed è nostro dovere farlo, perché la legalità è uno stile di vita, la legalità è qualcosa, è un valore, la legalità è un valore che ci permette di avere speranza, ci permette di avere la sicurezza, ci permette di avere l'eguaglianza. Bene, io per il momento finisco qua, cedo la parola al dottor Tanzi. Ah, volevo semplicemente dire, perdonatemi, intanto ringraziare il polo liceale di Rossano per aver mandato una rappresentanza di alunni e ringrazio la professoressa Amadeo che li ha accompagnati. Per me è un onore avere voi nella nostra scuola. Ringrazio tutti i miei docenti che lavorano ogni giorno per aiutarmi a far sì che la nostra offerta formativa sia sempre più alta, ma ringrazio soprattutto voi ragazzi, tutti voi dell'alberghiero, i rappresentanti arrivati dall'industriale, i rappresentanti della scuola agraria qua vicino che fa parte di questo campus. Vi ringrazio moltissimo e vi prego di stare molto attenti. Grazie ancora. Grazie.